Ciao a tutti i pagliacci e benvenuti da me e dai miei nuovi occhiali da hipster ad una nuova puntata di Cinema degli Eccessi. Come ve la passate? Queste prime settimane di rientro a scuola barra università sono state traumatiche anche per voi? Per me sì, riprendere il ritmo università, vita sociale, video è stato davvero un casino. Infatti, come avete notato, la programmazione è un po' alla cazzo di cane. Ma tralasciamo questi particolari e passiamo al film. Nello scorso video vi avevo chiesto di scegliere la provenienza del prossimo film tra Grecia e Serbia. Nonostante la Serbia abbia combattuto con le unghie e con i denti, il fatto che voi abbiate capito subito di che film greco si trattasse, ovviamente lo ha fatto vincere. Iniziamo quindi a parlare di Kinodontas di Giorgos Lantimos, o Giorgos Lantimos, non ho idea di come si pronunci il greco, del 2009. Partiamo come di consueto dalla trama, che potrebbe essere riassunta in pochissime parole. Abbiamo un padre che decide di segregare la propria famiglia in casa, inventandosi delle storie fantascientifiche sul mondo esterno. La madre ovviamente ne ha conoscenza, mentre i figli credono a tutto ciò che gli viene detto. Questi ovviamente cominceranno a essere curiosi verso ciò che non hanno mai visto o non hanno mai fatto, come il sesso e la violenza. L'unica persona con cui hanno un contatto esterno è Cristina, una ragazza che viene pagata dal padre per fare sesso con il figlio. Ah giusto, la famiglia è composta ovviamente da padre, madre, figlio e due figlie femmine. Il padre dice loro che potranno uscire quando perderanno il loro canino destro o sinistro, non mi ricordo. Da lì saranno pronti per affrontare il mondo esterno. Ma è palesemente una scusa per non farli mai, mai, mai uscire di casa. Trama non troppo complessa, ma vi assicuro che ci sono un sacco di cose geniali che ora andremo ad analizzare. Vi dico subito che potrei dimenticare qualcosa perché i punti affrontati dal regista sono davvero tantissimi, gli spunti di riflessione sono infiniti, quindi magari mi dimentico qualcosa. Innanzitutto vediamo dove sta la violenza del film. Non aspettatevi splatter o cose schifosissime che escono fuori da ogni dove. Qua si parla di violenza lucida, di freddezza, di pacatezza registica oltre ogni limite. È proprio l'atmosfera che si respira che è pesante. È l'approccio malsano che i protagonisti hanno con il sesso e con la violenza che vi turberà. Sono gli sguardi severi del padre che vi faranno sentire indagati. Le 3-4 brevi sequenze di sangue che ci sono, tra l'altro, sono brevissime e improvvise, e vi assicuro che vi faranno effetto. Poi sono anche gli argomenti trattati, il modo in cui agisce il padre e le decisioni che prende che vi faranno del male. Penso quindi abbiate capito che siamo di fronte ad un'opera psicologica. Cosa vuole dire il regista allora e come vuole dircelo? Assolutamente, per arrivare al senso dobbiamo capire la psicologia dei personaggi e capire i rapporti che intercorrono tra i vari membri della famiglia. Oltre che ovviamente, come dicevo prima, le decisioni prese dal padre, che è forse la figura più complessa di tutto il film. Tra l'altro una pellicola profetica, visto che è uscita nel 2009, lo stesso anno del caso Fritz. Una vicenda reale molto simile che ha fatto il giro di tutti i notiziari. Sicuramente guardando la foto di Fritz ve lo ricorderete. Allora, innanzitutto la decisione di recludere la propria famiglia è dettata da turbe psichiche riguardanti l'infanzia dell'aguzzino. Questo non viene detto nel film, è una cosa che sto ipotizzando io. Nella maggior parte di questi casi il problema principale è che non si riescono a capire le conseguenze delle proprie azioni, anche a lungo termine. Il padre ovviamente tenta di proteggere la propria famiglia senza accorgersi dei danni enormi che sta facendo, e riesce a fare tutto in modo preciso e sistematico, curando ogni minimo dettaglio. E ci è riuscito benissimo fino a questo punto, quindi per più di 20 anni, visto che i figli sono tutti cresciuti. Un metodo che usa, ad esempio, è il cambiare di significato delle parole che magari rimandano a un concetto di mondo esterno, oppure a un qualsiasi oggetto che non può esistere in una casa. Vi faccio un paio di esempi per farvi capire. È una cosa che comunque il regista ci dice all'inizio del film. Per esempio, telefono per loro è la saliera, oppure l'autostrada è un vento molto forte. Quindi il padre si sbatte per trovare tutte queste parole che potrebbero aver sentito da qualche parte, ok che sono chiuse in casa, però cioè la tipa che viene a scoparsi il figlio, o comunque magari ai genitori scappa qualche parola perché loro poi hanno un telefono in camera che usano per comunicare, i figli non ne conoscono l'esistenza. Quindi tutte queste parole che rimandano ad un contatto esterno, comunque a una vita al di fuori di loro, vengono cambiate dal padre, alla radice. Una privazione della comunicazione alla base, quindi a livello semantico, è una violenza incredibile. Questo è un film per buona parte linguistico, non so che formazione abbia avuto il regista nella sua vita, ma sto film è un lavoro linguistico, un esperimento linguistico davvero enorme, anche se è comunque una finzione, non è vero ovviamente. Siamo quindi ad una schiavitù che parte dalla base, dal lessico. Poi ovviamente non hanno né i film né la TV. Hanno ad esempio delle videocassette girate da loro stessi,
oppure dei CD dei quali il padre dice che è stato il nonno a cantare le canzoni. Sono quindi privati dell'arte, della possibilità di fruire dell'arte. Ipoteticamente possono creare dell'arte, quello sicuramente, però ovviamente senza avere un confronto con delle opere già esistenti. E questo è un altro tipo di violenza assurdo, perché l'uomo non può vivere senza arte. Quando poi arriva in casa una videocassetta di Rocky è il degenero, ma non vi anticipo niente. Poi abbiamo la privazione di scoprire il proprio corpo, la propria sessualità grazie al confronto con i coetanei, preadolescenti e adolescenti. Solo il figlio viene soddisfatto, e tra l'altro sotto ordine del padre, a pagamento, quindi per nulla spontaneamente. Le ragazze sono represse all'inverosimile, infatti quando poi iniziano a scoprire un certo desiderio sessuale, l'incesto è dietro la porta. Stesso discorso per la violenza. Non avendo accesso al cinema o comunque alle arti visive, ma alle arti in generale, fino a che non testi una coltellata, finché non dai una coltellata, non ti fai del male seriamente, non sai cosa può provocare. Questo nonostante i tuoi genitori te l'abbiano detto o comunque ti sia fatto un taglietto da piccolo. Se non vedi con i tuoi occhi è difficile immaginarne le conseguenze. Anche i bambini alla fine sono curiosi verso l'atto violento, vogliono vedere cosa provoca. Magari anche solo d'impulso, quando anche i bambini di 2 anni, se gli viene rubato un giocattolo, se la pestano e se la menano, quello sicuramente. Ma anche questa cosa, così innocente, se a scoprirla sono degli adulti, ma con la stessa bramosità dei bambini, diventa di un morboso assurdo. Quindi siamo di fronte a questi bambini adulti che fanno cose molto strane, anche perché sono fratello e sorella, dovete guardarlo per capire. Poi, in un mondo in cui la comunicazione cede, Lanthimos decide di castrarla completamente in questo film. Una mossa geniale che dovrebbe farci capire quali siano i modi giusti di usare la comunicazione, il linguaggio e non solo. È un'opera del tutto psicologica, ci sono anche delle piccole teorie sulla psicologia dei piccoli gruppi e con le varie gelosie sensate o insensate del momento. È davvero un capolavoro di rappresentazione ed è anche per come è girato che fa davvero impressione. Ogni ripresa è praticamente perfetta, siamo di fronte a dei veri e propri quadri di simmetria con un dosaggio di colori fantastico che va dal Caravaggio nelle scene buie al Monet nelle scene di luce e ad un realismo assoluto nelle scene in cui si vede la fabbrica dove lavora il padre. Ricorda in alcuni punti lo stile di Ulrich Seidel, se vogliamo, un altro regista contemporaneo della Madonna, e che ovviamente anche lui non so se si pronunci così. Molto spesso le inquadrature in questo film sono statiche, questo per darci proprio l'impressione di essere un quadro e per stamparsi completamente nella nostra memoria. E le scene movimentate comunque a camera a mano sono inserite perfettamente in questa assurda pinacoteca di famiglia. Le musiche sono praticamente assenti, ascoltiamo solo quelle che ascoltano loro, questo probabilmente per donare un certo spessore realistico alla cosa. Vuole proprio farci vivere il degrado con loro. Gli attori sono tutti meravigliosi e incredibilmente perfetti nel ruolo, oltre che credibilissimi. Un'opera davvero coi controcazzi. Vediamo nella scheda. Budella 1 su 5. Non sono molte le scene violente, ma vi assicuro efficacissime. Violenza psicologica 3 su 5. Il padre è davvero inquietante e l'atmosfera è soffocante. Marciume 3 su 5. Le idee e i tocchi di classe del regista lo elevano di marciume, anche se il film è tremendamente sobrio nella sua crudeltà. Divertimento e trash 0 su 5 e niente da aggiungere. Per quanto riguarda la classifica generale di Cinema degli Eccessi, Kinodontas di Giorgos Lanthimos si piazza al 22° posto tra Irreversible e The Bunny Game. Una potenza davvero notevole, il piazzarsi in zona Necromantic Funny Games non è affatto cosa da poco. Che dire quindi su questo film? In generale, registicamente, non aspettatevi uno stile leggero e sbarazzino. È un film impegnativo come deve essere. E il ritmo è pacato e riflessivo come una storia del genere richiede assolutamente. Però ragazzi, vi assicuro che probabilmente siamo di fronte a una delle opere cinematografiche più importanti degli ultimi 10 anni. Un incredibile viaggio nella mente umana. Un lucido ritratto del disagio che tutti dovrebbero vedere. È un capolavoro ragazzi, è un capolavoro e non fatico a dirlo. Bene pagliacci, la recensione finisce qui. Guardatevi assolutamente questo film e vi assicuro che non ve ne pentirete. O ve ne pentirete se non capite un cazzo, ma vabbè. Se tutto va bene avrete una sorpresa settimana prossima per il nostro 100° video, perché sì, a quanto pare siamo arrivati a 100 video, io neanche me ne ero accorto. Poi ci sarà il ritorno di Cinema Tossico con un film italiano e successivamente andiamo in Serbia con Cinema degli Eccessi. Quindi nel giro di un paio di settimane dovreste vedere 3 video. Vi saluto ragazzi, ricordatevi di condividere il video ovunque, aiutarci a crescere con commenti, mi piace, eccetera, eccetera. Guardate un sacco di film e bella regà, che il cinema sia con voi. Konnichiwa a tutti, pagliacci!
E benvenuti alla Battle Royale di Cinema degli Eccessi! Come avrà notato la gente che ci segue su Facebook,